Ciao ragazzi, io sono Paulina Ferrari. Parliamo dell'ultimo argomento dell'anatomia umana. Vediamo i ribosomi. I ribosomi sono organuli troppo piccoli e possono essere visti solo al microscopio elettronico. Sono dei granuli densi di 25 nanometri di diametro e si trovano in tutte le cellule. Questi organuli privi di membrana sono perché intracellulari. Sintetizzano proteine utilizzando informazioni fornite dal DNA presente nel nucleo. Ogni ribosomo è costituito per 60% da RNA e 40% della proteina. È formato da due subunità che si incastrano tra loro appena inizia la sintesi proteica. Esistono due tipi principali di ribosomi. I ribosomi liberi che si trovano dispersi nel citoplasma e i ribosomi fissi che sono temporaneamente attaccati al reticolo endoplasmatico. I due tipi hanno la stessa struttura, svolgono la stessa funzione. Per oggi è tutto, guardate FeedBlitz sul sito.